In provincia di Teramo, nella cornice di una cittadina come Atri, da un passato storico-culturale di alto valore e un presente che ne custodisce la memoria e ne valorizza con cura tale patrimonio artistico, dal 1572 è presente il polo liceale Luigi Illuminati, nato all'epoca come seminario. Da allora, e con un susseguirsi di diverse vicissitudini, questa realtà scolastica ha conservato fino ad oggi la stessa vivacità culturale, offrendo un insegnamento di grande qualità e spessore agli alunni e alle alunne che vi si iscrivono. La vasta offerta formativa abbraccia vari ambiti del sapere come liceo scientifico tradizionale, liceo scientifico scienze applicate, liceo linguistico ESABAC, liceo delle scienze umane tradizionale, liceo delle scienze umane economico-sociale. Ad essi si aggiungono gli indirizzi Cambridge per il classico, lo scientifico e il linguistico e biomedico per il classico e lo scientifico. Non multa sed multum, studiare poche cose ma concentrate e fatte bene. Come mai questa locuzione latina appropriata al vostro polo liceale? Questo motto che in realtà riassume alla nostra visione di scuola. Non vogliamo puntare tanto sulla quantità di nozioni, ma proprio sulla qualità. La nostra ambizione è quella di realizzare una scuola basata sull'acquisizione di competenze direttamente spendibili poi nel mondo della formazione universitaria, nel mondo del lavoro, competenze necessarie appunto per affrontare le grandi sfide che la società oggi mette di fronte ai ragazzi. Crediamo molto nella partecipazione studentesca e i ragazzi che si iscrivono in questa scuola potranno da subito respirare quest'aria di politica in senso lato, perché gli studenti sono sempre interpellati, sono sempre coinvolti qualora si debbano prendere decisioni che giustamente li coinvolgono direttamente. Un modo diverso di presentare le scuole in un periodo difficile come quella della pandemia, comunque i ragazzi vanno stimolati per il futuro, perché ci sarà sicuramente un futuro, e in questo modo lei cercherà di presentare quali sono i nuovi stimoli per questi ragazzi, nuovi percorsi di studio futuri. Noi siamo quelli che sanno coniugare il valore della tradizione con quello del progresso. Se esistiamo dal 1572 ci sarà un perché. Noi siamo quelli dei molteplici indirizzi, perché è la società che ce lo chiede, perché molteplici sono le abilità e le competenze richieste dal mondo del lavoro. Dal liceo classico alle scienze umane, dal liceo scientifico tradizionale alle scienze applicate e al linguistico. Abbiamo inoltre delle importanti caratterizzazioni, per esempio l'ESABAC, doppio diploma in italiano e in francese, il Cambridge, viene svolto l'insegnamento di una disciplina completamente in inglese, seguendo proprio i programmi della scuola inglese, e poi il biomedico. Siamo quelli degli scambi culturali, delle certificazioni linguistiche, dei progetti Erasmus, perché Atri è una realtà tutto sommato piccola, ma che pensa globale. Noi siamo quelli che partecipano alla nave della legalità, perché visitare l'albero di Giovanni Falcone è il modo migliore per insegnare cittadinanza e costituzione o educazione civica. Noi siamo quelli della valorizzazione delle eccellenze, perché la scuola migliore è quella che alla noia del facile oppone la passione del difficile. Noi siamo quelli degli eventi culturali, Libriamoci, la notte del liceo classico, il maggio dei libri. Noi siamo quelli dei laboratori teatrali con l'associazione L'Enfant Rouge e la supervisione di Pino Strabioli. Noi siamo quelli dei laboratori, degli stagi, dei tirocini per un efficace e proficuo rapporto di collaborazione con le imprese del territorio. Noi siamo quelli che qui si impara ad usare la testa,
Affrontiamo spesso temi di attualità con gli studenti da tutti i punti di vista, letterario, politico, sociale, perché la scuola deve rifuggire dalle facili generalizzazioni e dai luoghi comuni. Noi siamo quelli che valorizzano le intelligenze multiple, perché la scuola migliore è quella che scopre capacità e meriti lì dove sembrava che non ce ne fossero. Noi siamo quelli che, pur tra tante difficoltà, cercheranno sempre di mettere al primo posto l'uomo. Crediamo fermamente nella centralità della persona, nel valore dell'essere umano. E non a caso siamo, come scuola, come polo liceale Illuminati, capofila per tutta le scuole dell'Italia meridionale di un progetto di service learning, una metodologia cioè che coniuga il servizio con l'apprendimento. Per mettere a frutto questo decalogo, per trasformarlo in realtà, ecco, possiamo contare su due partner d'eccezione: l'amministrazione comunale e la scuola civica Claudio Acquaviva, che davvero ci sostengono in tutti i modi e condividono con noi i valori sottesi alle nostre iniziative. Sindaco Pier Giorgio Ferretti, sindaco di Atri, l'importanza di avere un polo liceale così ben strutturato negli anni sul suo comune. Questo costituisce un'importanza vitale per la città, non solo perché questo comunque rappresenta il maggior punto di riferimento culturale di un ampio bacino, ma anche perché gli alunni delle scuole superiori danno comunque vita e pulsano la città nel corso della giornata, spesso non solo nelle ore mattutine, ma anche nel pomeriggio. Quasi il 70-80% della popolazione scolastica atriana, proprio perché Atri ha pochi ragazzi residenti in Atri, proprio in termini numerici effettivi, il 70-80% dell'utenza viene dai paesi circonvicini, quindi da Pineto, da Silvi, da Roseto, da Città Sant'Angelo, da Montesilvano, oltre che dai paesi della Vallata del Fino e da alcune cittadine della Vallata del Vomano. Il Liceo delle Scienze Umane, benché sia l'indirizzo più giovane del Polo Illuminati, ha riscosso un grande successo di iscritti per la completezza della proposta didattico-formativa. Centrale nel curriculum di tale liceo sono materie quali pedagogia, psicologia, sociologia e antropologia, ma sempre con una grande attenzione alle materie scientifiche e linguistiche. L'opzione economico-sociale prevede infatti lo studio di una seconda lingua straniera scelta tra spagnolo, francese e tedesco, oltre che privilegiare l'apprendimento delle discipline giuridiche, economiche e sociali. Il Liceo delle Scienze Umane tradizionale, come anche l'opzione economico-sociale, non escludendo una preparazione a tutto tondo per i diversi ambiti universitari come lettere, lingue e letteratura straniera, giurisprudenza e molte altre, offrono un naturale sbocco alle facoltà di pedagogia, psicologia, sociologia, antropologia e a quelle universitarie di ambito sanitario, quale operatore sociale, logopedista e molte altre. Si capisce quindi la completezza della proposta didattica di questo interessante indirizzo di studio che prepara ad affrontare con metodo e rigore le diverse complicate sfide lavorative. Fai la scelta giusta,
iscriviti al liceo delle scienze umane presso il polo liceale Illuminati di Atri. Vi parlerò dell'indirizzo linguistico che nel nostro polo liceale vanta ben 4 sezioni. Una delle caratteristiche è la possibilità che hanno i ragazzi di poter scegliere liberamente la seconda e terza lingua, indipendentemente da ciò che hanno studiato nella scuola media, senza alcun tipo di vincolo. La scelta è fra il francese, il tedesco, lo spagnolo, il russo e il cinese. La nostra offerta formativa ha 2 valori aggiunti, di cui siamo estremamente orgogliosi. L'opzione Cambridge e l'opzione ESABAC. L'ESABAC è il fiore all'occhiello di questo indirizzo perché dà la possibilità ai ragazzi di conseguire alla fine dei 5 anni il doppio diploma, quello italiano e quello francese. Il linguistico è un indirizzo moderno, proiettato verso il futuro, che apre le porte al mondo del lavoro oltre i confini italiani, permettendo però agli allievi di poter scegliere qualsiasi facoltà universitaria. La nostra scuola inoltre vanta una lunga tradizione di progetti internazionali quali l'Erasmus. Al momento abbiamo 2 progetti che coinvolgono un cospicuo numero di studenti. È un'esperienza unica sia dal punto di vista umano, ma anche per l'apprendimento dell'inglese e della cultura dei paesi ospitanti. Siamo inoltre una delle 2 scuole a far parte della European School Network. Questa rete internazionale di scuole offre scambi culturali e progetti in ben 19 istituti europei. Questa organizzazione permette ai ragazzi di poter vivere nelle famiglie ospitanti, frequentare le scuole locali, accedere a lezioni curricolari e anche ad attività preparate ad hoc. Questo progetto è riservato a tutti gli indirizzi del nostro polo liceale, ma mi piace ricordare che l'indirizzo linguistico ha i suoi scambi e stage dedicati alle lingue studiate. Ricordo gli scambi effettuati nel biennio in Germania e l'ultimo realizzato a Leganés, vicino Madrid, che ha riscosso ampio consenso fra famiglie e studenti. La nostra scuola inoltre dedica particolare attenzione a corsi preparatori per il conseguimento delle certificazioni linguistiche per tutte le lingue presenti nel nostro piano di studi. Ti aspettiamo al liceo linguistico del Polo Liceale Luigi Illuminati di Atri. Vivi il presente preparando il tuo futuro. Il liceo classico storicamente si è sempre caratterizzato per la formazione letteraria, umanistica, filosofica, storico-artistica. Il punto di forza delle discipline insegnate è appunto la riflessione sulle forme del sapere e sulla loro stretta relazione. Lo studio delle lingue classiche mette a confronto sistemi linguistici complessi a cui anche le lingue moderne sono in qualche modo debitrici. Abbiamo un debito rispetto alle parole che utilizziamo e anche ad esempio soprattutto alle idee. Lo studio e la traduzione dei testi classici, il lavoro sulla versione, si caratterizza a tutti gli effetti come un grande esercizio di problem solving, che è una delle competenze più importanti anche in riferimento alle scelte future. Il metodo di studio permette ai ragazzi di poter affrontare, di poter approcciare anche le scelte universitarie con grande consapevolezza e spesso con ottimi risultati. Riconoscere però i valori della cultura e quindi anche della possibilità di comprendere il presente, anche in una proiezione verso il futuro, fa sì che anche all'interno dell'indirizzo del classico ci sia un'attenzione particolare anche per le materie scientifiche, matematica, fisica, biologia, chimica.
che in qualche modo costituiscono parte integrante del curriculum. Prova ne è che negli ultimi anni sempre più studenti del liceo classico frequentano indirizzi scientifici o medici. Un ruolo fondamentale però, non dimentichiamolo, rimane sempre quello della proiezione verso il futuro, verso l'internazionalizzazione. Ed è per questo che l'offerta formativa del liceo classico prevede due indirizzi di liceo classico tradizionale, di cui uno, diciamo, chiamato appunto liceo Cambridge, che ha un profilo internazionale, in quanto prevede l'insegnamento di due discipline, matematica e biologia, in lingua inglese, a cui si associa anche un potenziamento ulteriore della lingua inglese come seconda lingua. Quindi i docenti delle discipline sono coadiuvati con esperti madrelingua. I ragazzi, alla fine di questo percorso, svolgeranno un esame, l'IGCSE, che a tutti gli effetti è lo stesso esame che svolgono i ragazzi inglesi. Quindi l'apertura al curriculum internazionale è un aspetto importante. Quindi possiamo dire che l'offerta formativa del liceo classico richiama un po' la giusta misura di tutte le discipline. Tutte le discipline concorrono verso un unico obiettivo, cioè quello di fornire ai ragazzi i migliori strumenti per affrontare le scelte future in maniera consapevole e al tempo stesso saper cogliere le opportunità. Il liceo classico non è mai una scelta sbagliata, molto più spesso è il rimpianto di chi questa scelta non l'ha compiuta. Fai la scelta giusta, iscriviti al liceo classico del Polo Liceale Illuminati di Atri. Ci troviamo nel laboratorio di chimica del Polo Liceale Luigi Illuminati di Atri. Il laboratorio è il luogo in cui gli studenti e le studentesse hanno la possibilità di mettere in pratica le conoscenze teoriche. Nello studio delle scienze l'aspetto sperimentale è molto importante e gli indirizzi del liceo scientifico tradizionale e scienze applicate vi consentono di soddisfare le vostre curiosità scientifiche e di mettervi alla prova come veri scienziati. Non bisogna inoltre dimenticare l'importanza dello studio delle discipline umanistiche, che consentono di capire che ogni processo tecnologico deve tener conto dell'uomo e della società in cui vive. Nel liceo scientifico tradizionale, lo studio del latino sviluppa le capacità logico-espressive e consente di acquisire un rigoroso metodo di studio. Nel liceo scientifico delle scienze applicate, lo studio dell'informatica vi permette di acquisire linguaggi di programmazione che consentono di elaborare i dati e di risolvere problemi. Inoltre, nella nostra scuola abbiamo a disposizione una stampante 3D acquistata con fondi PON. Grazie alle attività di orientamento e alle collaborazioni con numerose università del territorio, gli studenti e le studentesse hanno modo di partecipare a seminari e convegni sulle principali problematiche di attualità e sulle principali innovazioni nel campo scientifico. Il nostro liceo scientifico tradizionale e il liceo classico consentono inoltre di scegliere l'indirizzo biomedico, con lezioni a classi aperte di taglio laboratoriale e con approfondimenti per chi sceglierà percorsi universitari medico-sanitari. Inoltre, dal triennio c'è la possibilità di effettuare stage e laboratori presso l'ospedale di Atri e presso altri enti convenzionati. La nostra scuola offre anche la possibilità di confrontarsi con realtà scolastiche internazionali, grazie ai progetti Erasmus e alle attività organizzate nell'ambito della European School Network, di cui la nostra scuola è partner. Se ami le scienze, ti aspettiamo al Polo Liceale Luigi Illuminati di Atri, Liceo Scientifico Tradizionale e Liceo Scientifico delle Scienze Applicate.
Ragazzi, ricordate di tenere sempre la mascherina. Io la tolgo solo per dirvi che vi aspettiamo al Polo Liceale Illuminati per farvi divertire con noi. Perché un ragazzo che esce dalle scuole medie in un periodo delicatissimo della propria vita, in un'età dove ha tante cose per la testa, dovrebbe scegliere la scuola Illuminati? Mi piace sottolineare un altro aspetto. Chi si iscrive al nostro polo liceale Illuminati in effetti non si iscrive solo ad una scuola, ma come se abbracciasse un complesso progetto culturale e un'intera comunità che accoglie lo studente, una comunità, quella atriana, che ha fatto della promozione e la diffusione della cultura un vero e proprio punto di forza. Noi vediamo la nostra scuola come una sorta di scuola diffusa che si snoda tra i vicoli, le vie, le piazze, dal sapore fortemente storico della città ducale. Ecco, i ragazzi potranno usufruire di questi spazi durante questo percorso, ne potranno respirare le atmosfere magiche. Concordiamo pienamente con Massimo Recalcati quando afferma: la scuola è ancora ciò che salvaguarda l'umano, l'incontro, le relazioni, gli scambi, le amicizie e le scoperte intellettuali. Quindi, se vorrete dire, ecco, noi siamo quelli dell'Illuminati, se lo volete dire con orgoglio, con grande senso di appartenenza, vi invitiamo a salire a bordo. Box.